Ci troviamo a Polistena con il presidente Pietro Cullari. Allora, lei ha detto una cosa importante, che il cinema calabrese trova casa a Polistena, perché il 28 aprile, il 29 aprile, due date importanti, perché ci sarà il premio culturale cinematografico. Sì, trova casa a Polistena perché, considerate, prima di tutto vi ringrazio per essere venuti, trova casa a Polistena perché noi avremo la possibilità di avere nelle due serate quasi 40-45 attori calabresi, registi calabresi, maestranze calabresi che si fanno onore in tutta la nostra terra, che portano fuori il buon nome della nostra Calabria e che necessariamente per forza devono essere premiati. Noi premiamo le nostre eccellenze, noi premiamo la nostra terra, noi premiamo la nostra Calabria. Allora, sono quattro cortometraggi molto importanti, perché qual è la cosa bella e importante da dire? Perché sono stati girati in Calabria e i protagonisti, gli attori sono calabresi. Quello che comunque è che deve emergere l'importanza degli attori calabresi. Sì, perfetto. Diciamo che questi sono i quattro cortometraggi che sono arrivati in finale, perché di cortometraggi ne abbiamo avuti un mare. Alla fine sono stati selezionati, c'è stata una scrematura e siamo arrivati a quattro. Sono quattro cortometraggi girati tutti e quattro in Calabria, anche se qualcuno sembra che non è girato in Calabria, ma è in Calabria, tipo La Sila, tipo Monte Rosso Calabro, cioè tutti i corti sono girati in Calabria e tutti gli attori, tranne uno, Ninna O, dove c'è come attrice principale Angela Fontana, che non è calabrese, il resto sono tutti quanti attori calabresi. Allora, abbiamo sentito nella conferenza stampa che sono state coinvolte le scuole, due in modo particolare, Rechichi di Polistena e Litis, sempre di Polistena, quindi i ragazzi coinvolti, dove parteciperanno giorno 28 aprile nella premiazione di tutti e quattro i cortometraggi. Qual è l'importanza dei giovani? È tutto. Quello che io quest'anno ci ho tenuto particolarmente è di portare questi cortometraggi nelle scuole. Da circa sei mesi, dall'inizio dell'anno, che nelle scuole girano questi cortometraggi che vanno appunto visionati dai ragazzi, e i ragazzi decideranno qual è il cortometraggio più importante. Anche gli attori sono andati nelle scuole, è qualcosa di incredibile. Anche le scuole stanno preparando dei cortometraggi per il prossimo anno e qualcuno verrà presentato anche quest'anno fuori concorso naturalmente, ed è molto bello che gli alunni, che gli studenti si diano da fare e vogliano e sentono la necessità che la nostra Calabria non è solo un 'ndrangheta, non deve essere questa, non lo sarà, non volevo neanche dirla questa parola. Noi siamo la regione della cultura e questa è la cosa più bella che ci possa essere. Lei ha detto una cosa bellissima e importante: la Calabria si deve aprire all'Italia. Perfetto, noi ci dobbiamo aprire perché con i nostri personaggi, i nostri artisti, i nostri luoghi, il nostro territorio, le nostre maestranze devono partire dalla Calabria per andare altrove, ma non per essere emigrati, assolutamente per dare l'immigrazione, ma perché c'è bisogno di queste persone, delle nostre intelligenze, delle nostre maestranze, per andare a girare altrove anche loro quello che c'è e quello che sono le nostre ricchezze calabresi. Io la ringrazio e le auguro un buon lavoro e ci vediamo il 28 aprile e il 29, sempre qui a Polistena. Importante, grazie. 28 e 29, grazie. Grazie.